Io adoro la plancia. La plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose, perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo addominali. Allora, facciamo la prima plancia. Allora, posiziono per un minuto questa posizione, che potrebbe essere allungata, però di solito tra un minuto all'altro io posso spostare il movimento della plancia. Allora, tiro su gli addominali, applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi, che si stanno proprio come avvicinando, proprio una piccola trazione. Gli addominali sono molto tesi. Tiro su i fianchi, tiro dentro l'addome, ok? E lo proviamo di tenere al massimo un minuto. Si può interrompere già a 20 secondi, siamo già a 30 secondi, ragazzi, complimenti. Ok, continuate a tenere questa posizione. Andiamo avanti per 30 secondi, ok, continuate. Ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi, ragazzi. Tenete gli addominali belli, tesi, 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 ok. Ci siamo, saranno l'ultima 5, 4, 3, 2, 1 e relax. Ottimo, passiamo al prossimo esercizio. In yoga si chiama boat pose. Allora, sollevo le gambe da terra e lo dobbiamo provare per trattenere la posizione, ok? Tengo su e scendo giù, addominali tesi, e su e scendo giù, e su e scendo giù. Se le volete rendere ancora più difficile, potete mettere una superficie instabile sotto i glutei, tipo cuscino. In questo momento ho una superficie non tutto omogenea e di conseguenza per me è più difficile mantenere l'equilibrio, che è eccellente, che vuol dire attivo, più fibre muscolari, e scendo giù. Continuiamo, su e giù, addominali più tesi possibile, su e giù, ancora due volte e giù, e ultima, e scendi. Eccellente, andiamo sul prossimo esercizio. Adesso portate i fianchi in neutro, ok? E le spalle sono sollevate, le gambe sono sollevate. Perciò uno, due e cambio. E cambio, trattenendo proprio i vostri fianchi. Non farli muovere, non inarcare la schiena. E controllo. Ok. Ancora 45 secondi. Continua. Vai. Vai. E controllo. Guarda l'ombelico. Ok, guardate il vostro ombelico, trattenendo sempre l'addome, ok, ancora 30 secondi, continuiamo, vai, controllo, addominali tesi, e tesi, vai, vai, ancora 20 secondi più o meno, continuiamo. Se ti dà fastidio il collo, potete tenere una mano dietro la nuca e l'altra che segue le gambe, ok? Ancora, trattengo, ancora, 4, 3, 2, e relax. Passiamo al prossimo esercizio. Adesso facciamo un lavoro dove sono 8 gambe, 8 spalle, 4, 4, 2, 2 a scendere, ok? Così, sollevo i fianchi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e le spalle, vado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, fianchi, facciamo 4, 3, 2, 4 spalle, 4, 3, 2 e 2 glutei, 2 spalle, 2, 2, 1, 2, andiamo in singolo, fianchi, spalle, 2, chiudo, 3, chiudo, 4, chiudo, 5, 6, 7, ancora, torniamo su 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, spalle and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, fianchi, 4, 3, 2, 4, spalle, 4, 3, 2, 2, fianchi, 2, 1, spalle, 2, fianchi, 2, and singole, fianchi, 1, fianchi, spalle, 2, fianchi, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Eccellente, passiamo sul prossimo esercizio. Altra variazione sulle planche, adesso facciamo con le braccia tese, ok? Braccia tese, di nuovo un minuto. A questo punto, quello che dovete provare di fare è prendere un bel appoggio tra la terra, tra le mani e i piedi, sollevo e porto la gamba destra in avanti, portate le gambe destra in avanti, proprio tira dentro l'addome con tutte voi stesse, ok? E faremo 30 secondi per gamba, ok? 30 secondi per gamba, ci manca ancora 5 e 4 e 3, 2 e cambia la gamba, vai in avanti, sollevo, tira su, come se stessi provando di portare il ginocchio fino al petto, addominali tesi, sorridete perché state facendo un bel lavoro, trattia nella posizione, ci mancano ancora 10 secondi, vai vai vai, 10 secondi, ci mancano 5 secondi, solleva, trattieni l'addome, tieni la posizione, ok, appoggia e passiamo al prossimo esercizio, eccellente!